Bentornati su No Mamma Ammazzo e bentornati nella rubrica Trailer Reaction. Come sapete, c'è stato l'Investor Day della Disney, dove appunto la Disney ha mostrato ai suoi investitori tutto quello che hanno in pentola nel campo Marvel, nel campo Disney, nel campo Star Wars. Noi adesso ci concentriamo sulla Marvel. Magari siete venuti qui dal mio video in cui ho fatto un recap di tutto. Di tutte le novità, oltre a quelle già annunciate l'anno scorso, oggi guardiamo il trailer di Loki. Guarderò insieme a voi il trailer di Loki e reagirò insieme a voi. Pronti? Adesso 1, 2, 3, via! Vabbè, scena che abbiamo visto in Avengers Endgame. Che è la realtà già modificata dal furto del tempo fatto in Endgame con il Regno Quantico. Loki ruba il Tesseract e fino a qua lo sapevamo. Nulla di nuovo. Il Tesseract, si sa, è un portale tra due posti nello spazio. Si ritrova nell'universo di Guerre Stellari. No. In Mongolia, credo. Neil? Ci stava un Neil qua. You're taking me somewhere to kill me. No, I'm taking you someplace to talk. Owen Wilson, signori. Owen Wilson non biondo, tra l'altro. Deve aver smesso di bere il crodino. How long have you been here? I don't know, it's hard to say. You know, time passes differently here in the TVA. What does that mean? You'll catch up. Sono della TVA, la pattuglia temporale. Ricorda molto i poliziotti temporali di PK. Glorious. Può essere che Owen Wilson sia grigio di capelli perché magari il tempo dentro di lui si svolge diversamente, quindi magari lo vedremo anche giovane, chi lo sa. Molto figo. Come on. What did you expect? Ah, allora. A quanto pare viene subito notato questo sfasamento temporale da una certa polizia del tempo. Quindi sappiamo che esiste la polizia del tempo, il che è molto strano. Dato che nessuno aveva mai fatto un viaggio nel tempo prima degli Avengers, però è anche vero che quando c'è di mezzo il tempo, prima e dopo, non ha molto senso dirlo, non ha molto significato. Quindi, chiusa questa parentesi sterile, vediamo appunto che viene subito prelevato dalla polizia temporale, mi piace chiamarla così, dalla TVA. E sembra quasi che lavori per loro, e la cosa è molto figa perché sembra quasi un film in cui lui è un agente segreto, però vediamo già dal trailer che è Loki e quindi sembra che abbia già voluto fregare qualcuno a suo vantaggio. Sembra quasi che abbia istituito un suo partito perché abbia la targhetta elettorale con il suo nome. Un'altra cosa molto carina, però prima di sbilanciarmi voglio un attimino rivedere una scena. Allora, a me è sembrato di vedere una cosa, ma il taglio di capelli non corrisponde. Mi è sembrato di vedere. Eccola qua. Oh mamma. A 2 minuti e 03 mi è sembrato di vedere una
Vedova nera. Una Black Widow, Natasha Romanoff. Sembra Vormir, sembra che sia seduta su una roccia. Però, appunto, non mi torna il taglio di capelli. Dovrebbe avere la treccia e quindi dovrebbe avere i capelli più lunghi. Però, non lo so. Molto strano come cosa. E se scoprissimo che Black Widow non è un prequel, sarebbe molto figo. Questo spiega perché devono aspettare l'uscita di Loki per far uscire Black Widow? Non lo so, sono illazioni. Bene, fatemi sapere cosa ne è parso voi di questo trailer. Io intanto continuo la mia trailer reaction di altri trailer. Se state in questa playlist li vedrete sicuramente, altrimenti potete tornare al video recap della Marvel e andare nelle schede a cliccare quello che vi interessa di più a voi, in modo da essere un po' più interattivo. Come sempre vi saluto con l'inchino e con l'imbuto e al prossimo video.